Il Lentigione affronta la terza gara di campionato da capolista nel girone D con il punteggio pieno. La squadra affronta il Sasso Marconi, la formazione bolognese allenata da Luigi Della Rocca. Una vittoria in trasferta per 5-3 contro il Givi Borgo per quanto riguarda la prima giornata, con il fischio del direttore di gara che dà il suo assenso per l'inizio della partita. Sinistro con palla che ancora spiove all'interno dell'area, ancora all'altezza del primo palo, attenzione, il tiro termina fuori. Lorenzani sull'attacco di Iassè che gli stuba la palla, attenzione a questo contropiede di Arichiello che si guarda un po' intorno, poi cerca di entrare in area, pallone sul destro, il suo tiro in diagonale, salva Zagnoni, fermato ancora Arichiello che recupera palla e poi scodella per Monti l'intervento, attenzione a questo tiro di Iassè, fiondante, palla sul fondo al 24esimo, può ripartire il Lentigione, tocco di Caprioni e per lo scatto di Formato in posizione regolare, il suo destro e la palla sibila alla destra del palo, termina sul fondo al 26esimo, lo chiude Serra, cerca di girarsi, effetto un bel traversone, girata di Caprioni e la palla termina ancora fuori, ma c'è una deviazione, pallone che ora viene giocato, colpo di testa, ancora la doppia intervento da parte di Aurelli. È servito Remedi che spedisce nel mucchio il colpo di testa ed ancora Tarantino e la rovesciata volante questa volta di Zagnoni con palla fuori che combina con Lorenzani, Staiti nello stretto, Staiti pallone sul destro, diagonale che può essere sfruttato dal Sasso Marconi con Arichiello, attenzione ancora all'apertura sulla sinistra e per Iassè il suo tiro e la parata di Sorzi, pallone ancora per Arichiello che non c'entra la porta. Tempo si inizia in questo momento il secondo tempo, pallone per Buali, più dell'auto, scambia con Arichiello che cerca il traversone radente per Iassè e c'è la parata di Sorzi al quinto. In avanti a cercare la penetrazione di Aigeman, la parata di Aurelli. Lo ignora ancora Caprioni, questa volta lo serve, può agganciare il traversone di sinistro, di testa Caprioni, la palla sorvola la traversa. Formato, spedito da Staiti all'interno dell'area, di testa Martino, può allontanare ancora in estirata Serra, traversone di Iodice, ancora di testa Zagnoni, per Formato e c'è il gol! Il gol del Lentigione, l'assist perfetto di Zagnoni sul traversone di Iodice e Formato tu per tu con Aurelli in posizione giudicata regolare, segna il gol del vantaggio al 12esimo del secondo tempo, Lentigione 1, Sasso Marconi 0. Per Staiti, di prima Martino, ancora il suo sinistro in diagonale, termina fuori, regala palla a Testoni e può cercare di ripartire ora Fiorentini che ha campo davanti a sé, attenzione ancora Fiorentini, pallone sul destro, tiro, parata, Caprioni fa una grande cosa, scambia con Sanà il suo tiro, la parata di Aurelli, ancora Sanà e ancora Aurelli, si ripete, doppio intervento al 29esimo su Sanà, pallone manovrato e perso dai giocatori del Sasso Marconi, ancora Sanà, il suo sinistro, rete, gran gol di Sanà! Sinistro che non lascia scampo ad Aurelli, 41esimo, Monti il suo destro e la risposta di Sorzi, consulta il cronometro l'arbitro ancora per qualche istante visto che manda tutti negli spogliatoi per la fine di questa partita che vede il Lentigione vincente per 2-0, Lentigione che rimane a punteggio pieno in classifica.